Ci troviamo presso Calvetti Bulldog Barbershop a Castalna Grotte in provincia di Bari, nella meravigliosa Puglia, con Adriano Calvetti, barbiere con inconfondibile stile old school. Ha 3 saloni in Olanda e 2 in Italia. E oggi a Sai Che ci racconta e mostra il suo cavallo di battaglia, il trattamento ricondizionante sul suo cliente fidatissimo Gianvito. Adriano, come nasce il tuo barbershop? Ciao, sono Adriano Calvetti, il titolare del Calvetti Bulldog Barbershop. Innanzitutto saluto tutti gli amici di Sai Che Web TV e ringrazio voi per avermi dato la possibilità di fare questa intervista. Il Calvetti Bulldog Barbershop nasce nel 1935, aperto da nonno Giocondo, continuato poi da mio papà Michele e adesso io, come terza generazione, porto avanti questa bella tradizione di famiglia. Adriano, adesso a giorni d'oggi, diciamo, i ragazzi, gli uomini non vengono più per tagliarsi soltanto la barba, ma cercano un benessere, cercano un rilassamento. Che cosa proponi? Esattamente, è proprio così. Ormai l'uomo in questa vita sempre più frenetica cerca un momento di relax per se stessi e noi proponiamo proprio un trattamento ricondizionante alla barba, che è un momento di piacere e relax. Cominciamo con far stare il cliente comodo. Diamo la possibilità di rilassarsi a 360 gradi. Posizioniamo la poltrona in modo che il cliente debba sentirsi al massimo del relax. Dopo questo possiamo cominciare con il trattamento ricondizionante. Il primo passaggio che faremo sarà quello di lavare il viso e la barba con uno shampoo contenente aloe vera, che essendo un balsamo naturale va a creare una morbidezza su tutto il viso. Bagniamo con acqua tiepida il viso, non in modo aggressivo. E successivamente applichiamo un po' di shampoo da barba e creiamo un massaggio che possa iniziare a donare piacere al cliente. Bellissimo. Mi è venuta a me la voglia di avere la barba. Io poi nel frattempo ho cambiato anche la mascherina. Infatti, ti sta proprio bene. È arrivata in ritardo, ma ce l'abbiamo fatta. Questo massaggio dura un minuto, massimo 2 minuti. Poi dobbiamo chiedere a Gianvito come si sente nel frattempo. Possiamo chiedere direttamente al cliente, in questo momento qual è la tua sensazione? È una bellissima sensazione. Ora, per accentuare maggiormente il piacere che stiamo creando e stiamo cercando di regalare al cliente, posizioniamo un panno caldo che avvolge tutto il capo. Posizioniamo il panno caldo. Guardate come si vede il fumo. In modo che avvolge tutto il capo. Wow! E in più continuiamo a creare piacere con uno stupendo e bellissimo massaggio sulle tempie. E quanto dura questo massaggio più o meno? Ma diciamo che il panno, nonostante sia bollente, tende facilmente e rapidamente a raffreddarsi, quindi il massaggio e l'applicazione di panno caldo non devono superare i 60-90 secondi. Soprattutto perché se il panno diventa freddo, inizia a diventare freddo, può risultare un po' spiacevole. Perfetto. Quando andiamo ad eliminare il panno, con i lembi dell'asciugamano eliminiamo i residui di prodotto che abbiamo messo sul viso. Lo puliamo e passiamo a un secondo passaggio, che è quello dell'applicazione di un olio. Ok,
E questa bellissima musica che si sente di sottofondo? Questa è la musica rock and roll anni 50, anche perché, non so se si vede, io ho voluto ricreare un ambiente anni 50. Si vede come? Anche per aprire il cuore al cliente quando entra nel mio salone. Basta vedere un cavalluccio che risale ai primi anni del Novecento e basta sentire il cliente anziano che si ricorda che quando era bambino e veniva accompagnato dal papà al barbiere si sedeva sul cavalluccio, quindi bello. Apriamo il cuore anche così. Che bel pensiero, davvero molto originale. Passiamo ad applicare un olio. Questo è un olio che contiene un mix di oli, in realtà olio di jojoba, olio di albicocca e olio di canapa. Uno va a idratare la pelle e ad evitare che si crei la desquamazione, rossori della pelle per intenderci. L'olio di albicocca va a lucidare e pulire il pelo e l'olio di canapa va a rilassare la pelle. In più queste fragranze sono molto robuste perché cercano di eliminare, il loro scopo è quello di eliminare tutti gli odori sgradevoli che sul viso e sulla barba si possono appiccicare in pratica, no? Tipo fumo, smog, saliva, cibo e quant'altro. Ora, per fare agire meglio questi prodotti, riapplichiamo un panno caldo e continuiamo col nostro trattamento. In questo caso sarà un altro panno, giusto? È un secondo panno caldo, okay. Esattamente. Questo in realtà è anche più caldo del primo. Per far agire meglio anche i prodotti che stiamo applicando. Spero che si vede il fumo. È tutto vero? C'è proprio un procedimento particolare di mettere... Esatto, sì. L'asciugamano, veramente bello. Sì. Si poggia la parte superiore, si combacia quella posteriore, si scivola sui lembi, si sollevano e si poggiano delicatamente sul viso, chiaramente lasciando solamente il naso per dare la possibilità al cliente di respirare e di sentirsi tranquillo. Più o meno quanta è la temperatura del panno? Cioè, può capitare che brucia? Ma in realtà lo si capisce quando lo si esce dal fornetto, che utilizziamo appunto per riscaldare questi panni. A volte effettivamente il panno è troppo caldo, quindi si tende a tenerlo un po' aperto per raffreddarlo. Però vi posso assicurare che specialmente in inverno è veramente molto rilassante. Quindi immagino. Più caldo è, meglio è. Bellissimo. È bello vedere anche un'altra cosa. Ho notato che parecchie compagne dei nostri clienti accompagnano il loro fidanzato qui per vedere effettivamente quello che succede, perché il cliente magari racconta alle loro compagne che sta vivendo un momento di piacere andando al barbiere. Infatti subito hanno il dubbio, ma che cosa stanno facendo? No, ma è bello invece, sì, è bello vedere gli sguardi delle donne lì a guardare i loro compagni in total relax. E che loro poi quel trattamento non lo potranno mai provare, perché non avendo la barba... È giusto. E quindi è molto bello anche vedere tutto quello che succede intorno a questo trattamento ricondizionante. Certo. Perfetto, ora passiamo ad eliminare il panno, sempre con i lembi, cerchiamo di eliminare gli ultimi residui di olio sulla barba. Adriano, ma anche gli uomini hanno diversi tipi di pelle, che comunque bisogna stare attenti, insomma, la pelle, o non ci sono tutti questi problemi? Per quanto riguarda il trattamento ricondizionante, no, ma perché i prodotti che utilizziamo sono delicatissimi, quindi non vanno ad aggredire la pelle. Al contrario, nel momento in cui poi deve essere effettuata una rasatura della barba, quindi la classica barba all'italiana, in quel caso sì, bisogna capire, stare attenti e quindi saper leggere
quale l'intensità della pelle e la consistenza del pelo. Adriano, ora cosa stai facendo? In realtà adesso sto preparando la schiuma da barba per effettuare la rasatura sui contorni e ne approfitto per spiegare anche che il trattamento che stiamo facendo, e cioè il panno caldo, serve anche e soprattutto ad aprire i pori. Quindi adesso la rasatura risulterà molto più semplice e gradevole anche per il cliente. Bello. Applichiamo il sapone da barba, in questo caso sui contorni. Il tutto chiaramente con un andamento e una postura elegante, perché noi siamo sotto gli occhi di tutti mentre lavoriamo e quindi chi ci sta guardando capisce che di fronte ha un atteggiamento di chi sta effettuando il trattamento professionale, che è la cosa molto più importante del semplice trattamento ricondizionante. È tutto importante. Ovviamente sono i prodotti speciali, giusto? Non ovviamente. Questo sapone da barba è un sapone che contiene eucalipto, mentolo e canfora. Sono dei principi attivi che rinfrescano la pelle e contiene anche dell'aloe vera che, essendo sempre, lo ribadisco, un balsamo naturale, fa ad ammorbidire la pelle. Io da donna ho pensato sapone e basta, invece... È un sapone ricco. È un sapone molto importante, sì. Sì. E ora? Ora procediamo a eliminare il sapone e quindi a creare i contorni di rasatura. Nel frattempo cerchiamo di imparare a leggere il pelo. E quindi cercare di non andare mai contro pelo e quindi di aggredire e arrossare la pelle. In questo caso chiaramente mi limiterò ad effettuare dei semplici contorni perché il cliente ha chiesto e scelto di farsi crescere la barba, quindi quello che faremo è una pulizia dei contorni, una semplice pulizia dei contorni. Bello. E con quello che stiamo facendo ha un senso anche il passaggio che faremo successivamente, cioè l'applicazione di un panno freddo che servirà per innanzitutto ripulire il viso ed eliminare i residui di prodotto, ma soprattutto serve a chiudere i pori e quindi andare verso la conclusione del trattamento ricondizionante. Perfetto, bello, veramente bello guardarti lavorare. Grazie. Ora passiamo all'applicazione di un panno freddo. Adesso procediamo con l'applicare il panno freddo, ma quando dico freddo è freddo davvero, quindi Gianvito preparati, perché lo andrò a prendere direttamente dal frigorifero, quindi è ghiacciato, non freddo. Oh oh. Chiaramente questo, al contrario del caldo, è molto più piacevole in estate. Ovviamente. Questo è un passaggio importante, però chiaramente ricordiamoci che potrebbe non risultare molto piacevole per il cliente, quindi evitiamo di tenerlo 90 secondi come quello caldo, di eliminarlo il prima possibile, tanto ci servirà solo per eliminare i residui di prodotti sulla barba ed andare a chiudere i pori che precedentemente abbiamo aperto con quelli caldi. Ora andiamo verso la conclusione del trattamento. Con asciugare un po' la pelle e modellare un po'
in questo caso non la barba perché è corta, ma il suo bellissimo baffo. È bello che il flusso è leggero. Sì, sì. Possiamo anche aiutarci con un mini scovolino per creare una bella forma al suo baffo, che sistemeremo con una cera per baffi che darà a Gianvito un look particolare. Sono semplicemente meravigliata. Come dico io, è una figata! È un bel trattamento che dona sicuramente benessere e relax al cliente. Poi chiaramente proveremo a chiedere a Gianvito cosa ne pensa di questo trattamento che ha appena effettuato. Ora, per concludere, chiediamo al cliente se preferisce una crema o un aftershave. Io, conoscendo Gianvito, so già che preferisce un aftershave, e questo va a concludere quello che è un rituale vero e proprio per la barba. Wow! Questo è il trattamento ricondizionante. In realtà nelle nostre barberie effettuiamo anche rasatura completa della barba e addirittura stiamo creando un servizio nuovo che è la rasatura all'italiana, cioè effettuata sul rasoio a monolama in stile old school. Per intenderci, parliamo di questi prodotti, di questa attrezzatura, dove il rasoio non è con la lama usa e getta, ma viene chiaramente igienizzato e affilato su una pietra. Con questo procedimento, e credetemi, una barba fatta con un rasoio del genere è una rasatura che ti fa vivere un'esperienza eccezionale, un'esperienza autentica. Perfetto, adesso abbiamo concluso il trattamento e vorrei sentire il parere del cliente di Gianvito, cosa ne pensa. È una sensazione davvero piacevole, vi consiglio di farlo, ne vale la pena. Grazie mille Gianvito, grazie a voi, grazie a Psyche Web TV. Un abbraccio e un saluto. Grazie Adriano per bellissima esperienza, grazie Gianvito, e sai che può interessare o coinvolgere anche te.